tutti da Tiger, siamo in una nuova serie qui con C12 Final Resistance. È un gioco della PlayStation 1, di quando che ci ho giocato quando ero piccolo, e non l'ho mai finito, e quindi ho detto ma lo giochiamo, lo finiamo insieme con la webcam, perché no? È un bellissimo gioco che si parla di alieni, tecnologia aliena. Cominciamo subito. Sì, signore. Sa dirmi cosa mi aspetta, signore? Cyborg. Un esercito di cyborg. E attività aliena. Le astronavi nemiche sono ovunque. Credo che il modo più sicuro per attraversare la città sia sfruttare la vecchia rete ferroviaria. Mi scusi, signore, ma siamo quasi pronti per far scendere il luogotenente. È quasi ora, Vaughan. La dottoressa Carter, Vaughan, e io analizzeremo i dati del tuo impianto. Ti forniremo tutto l'aiuto che ci sarà possibile. Salve Riley, non dimenticare che ti fornirò. Questo mi chiama Riley, quello mi chiama Logan. Disponibili sul nemico. Grazie, dottoressa Carter. Già, non capisco più un cazzo. Vaughan, fuori. Ok, io sono Riley. Questo qua non io, E siamo tipo una specie di uomo, mezzo cyborg. La spada aliena che ti abbiamo fornito è estremamente potente. È in grado di generare un campo energetico molto efficace contro i cyborg. Ok. E dobbiamo appunto eliminare questa minaccia. Questa è l'obiettivo della missione. Poi tutto spy un accidente di spy. Ecco, già cominciamo a uscire. Ok, già abbiamo la mitra. Mi sembra che aveva proprio un tasto per... ecco qua. Perché lui c'ha quest'occhio laser che ti dice tutti i dettagli, vedi? Energia 100%, una visuale di merda, distanza 25 metri, pericolo. Molto interessante, devo dire. Ok. Io vi devo dire una cosa. Noto che i giochi di una volta sono più belli e anche un pochino più difficili. Perché i giochi di adesso non danno quell'emozione, quella, anche se graficamente non sono un granché, però ai tempi erano belli, anche graficamente. Danno quell'emozione che non mi sanno dare i giochi nuovi. Non lo so che cazzo è. Questo è andato. Questo è andato pure. Okay. Facciamo vedere noi a sti alieni del cazzo. Li facciamo fuori tutti. Se lui poteva buttare pure le bombe lui, Ma vediamo. Ah sì. Sembra che i sistemi energetici della rete ferroviaria siano fuori uso. Trova un generatore di riserva e cerca di ripristinare l'energia. Ok. Sì, butta le bombe. Però non so se tipo c'ha un limite. Non mi ricordo. Riley, laggiù! È uno degli scudi alieni. Può tornarti utile come copertura. Ma stai attento. Sì, lo scudo. I dati dovrebbe essere in grado di reggere un numero limitato di colpi. È un prodotto della loro tecnologia cellulare. Trovane altri per prolungarne l'efficacia. Quello laser è per salvare, quel raggio che vedete. Sì, è una tecnologia di merda perché bastano pochi colpi e se ne va subito. Cioè, non è uno scudo di merda. È come se non l'avete praticamente. Oh, e spingi! E guarda qua. Bravo, sì. Sta zitto che non mi voglio arrabbiare subito, dai. Ok. Ma col pischi in testa dovrebbe morire subito, aspetta, se no. Infatti. Pochi colpi.
Ah sì, tipo sicuramente il binario 2. Ok, è facile, l'inizio è facile, dopo diventa veramente sto gioco una menata nel culo. Infatti non sono mai riuscito a finirlo. Sono arrivato sempre a metà. Bel lavoro. Grazie. Grazie tenente. Riley, ricorda che il tuo impianto. Quando è sono io che mi faccio il culo, tu stai sulla nave. Sulle zone circostanti. Metti a fuoco un oggetto e avrai un immediato riscontro dal database. E guarda qua un po'. Oh. Lo scudo. Cioè già è finito, già è finito. Cioè vi rendete conto? Cioè un secondo è durato. Puh, ha fatto proprio. Dammi l'energia. Ok, dai. Non so quanto vi farò lunghi questi episodi. Adesso vediamo, eh. Se riesco ad andare avanti facilmente, almeno 10 minuti li facciamo, dai. E poi moriamo. Qua ci vuole lo scudo, non ce l'abbiamo però. Stavamo già morendo, cioè vi rendete conto? Cioè io ci sono pure dei trucchi che devono l'energia infinita. Quei maledetti hanno attaccato l'ospedale. Abbiamo cercato di resistere, ma è stato inutile. Devono aver creduto che fossi morto. Hanno massacrato tutti i feriti. Li ho visti mentre... Calma, soldato, non agitarti. Troverò un po' di morfina per il dolore. Stia attento, signore. Quelle cose, quei cyborg, sono ancora là. Ok, non energia. Devo trovare vita. Sono senza vita. Guarda dov'è. Mi dà un po' di energia, io non lo so sto gioco. Decappato proprio. Ecco, kit medico, però per me niente. Qui? Minchia, sono proprio a rischio, cioè già all'inizio del gioco sto già morendo. Non va bene. Ecco fatto. Grazie. Vogan a base, mi sentite? Ho un ferito nel settore 34F. Serve un team medico per tirarlo fuori di qui. Passo. Forte e chiaro, sarà fatto. Passo e chiudo. Stanno arrivando. Stanno arrivando. Andrà va. Tutto bene. Che mi ha dato? Ah, ok. Le card per aprire le... perché sparma? Mi sconfondo sempre la X col check, perché con la X salto nei giochi di... praticamente va qua. Ok, però aspetta che qua c'è un'altra cosa, mi sa che devo mettere l'altra carta, così mi dà qualcosa. Esatto. È energia. Oh, alleluia. Oh, però il cazzo non mi può dare un pezzettino di energia ogni cosa. Sono droidi alieni di sorveglianza. Hanno una scarsa visione notturna, ma dispongono di sofisticati rilevatori di movimento. Ti consiglio di evitarli. Se ti individuano, diamo una salvata, va. I droidi e i cyborg presenti in zona.
Con questi qua che sparano con il fucile bisogna stare attenti perché non bisogna stare fermi. Più stai fermi, più ti colpiscono. Guarda quanti ce ne stanno là. Cazzo, ma non mi ha dato niente. Vaughan, l'accesso è stato bloccato. Dovrai farlo saltare e aprirti un varco. Punta al settore 35F. Troverai un'area di demolizione. Dovrebbe esserci dell'esplosivo in quella zona. Andiamo qua dentro. Vaughan, riceviamo una specie di SOS. Il segnale è disturbato, ma proviene dalla tua zona. Potrebbero esserci dei civili intrappolati. Cerca di scoprire se è così e tirali fuori di lì. Ma sai qual è il problema? Che non mi dà energia. Aspetta, qua cosa c'è? Se avessi energia, no? Sarebbe fatto. Il problema è l'energia. E non me ne dà. Quella formazione luminosa intorno a te viene chiamata corallo alieno. Fai attenzione. Quando inizia a crescere, invade velocemente la zona. Gli alieni lo controllano in qualche modo. Ce ne sono due tipi, scuro e chiaro. Quello scuro è molto resistente, l'altro un po' meno. Guarda, ci metti i vitri da tutti! Vaughan, avevamo una postazione d'artiglieria a difesa di questa zona. Raggiungila. Potrebbe essere però ancora sono funzionante. Furbi, sono intelligenti sta alieni. Forse ho salvato i soldati. Andiamo. Scusa, ma che dobbiamo fare qua? Ma perché avevo pure lo scudo? Sono proprio uno stupido.
E mo? Come esco di qua io? Ma guarda qua. Devo fare qualcosa. O qualcuno mi ha buttato una scheda e non l'ho vista. Guarda aliena, direi che c'era qualcosa da andare. Mi stavo già preoccupando, chissà non ci dovevo andare qua. Grazie, grazie mille. Che cazzo c'ha? Lo so, lo sa cosa ci avrebbero fatto. Non pensarci. Ascolta, forse ora andiamo a salvare e ci salutiamo. Ho bisogno di esplosivo. Ma per oggi va sai bene, dove posso trovarlo in quest'area? Sì, sì. Prenda questo. L'avevamo da parte per l'altra pattuglia. Ma non sono mai tornati. Doveva trattarsi della squadra 1. Non sai dove fossero diretti? A sud. Erano diretti a sud. Grazie, soldato. Che m'ha dato? Esplosivo. Cioè che l'esplosivo sicuramente serve per far esplodere sta parte qua, vedi? Esatto. Però dobbiamo andare pure dall'altra parte. Quindi la prossima volta cosa facciamo? Innanzitutto qua facciamo una cosa. Come ci sono utilizzate qui? Forse non lo posso ancora utilizzare. Andiamo dall'altra parte, facciamo esplodere qua, vediamo cosa c'è. Se però questo qua nel prossimo episodio. Quindi per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Se questo gioco vi piace, questa serie vi piace, fatemelo sapere. Mettete like, iscrivetevi, commentate, quello che volete. Ciao a tutti da Tiger. Alla prossima.